Luciano Spinosi mercoledì lascerà l'albergo leccese che l'ho ospitato da luglio fino ad oggi, con qualche rammarico sicuramente. Ma lo stesso Spinosi, quali colpe si attribuisce nel dover abbandonare già a novembre la società giallorossa? Vado via col pensiero di poteva essere, non è stato, nel senso che una squadra come l'avevo presa io, chiedendo dei rinforzi, li avevo ottenuti a novembre, speravo che mi dessero un po' più di opportunità di far bene. Ma proprio forse questa abitudine a chiedere rinforzi nei momenti critici non ha potuto avvilire o sminuire la figura dei calciatori che lei aveva a disposizione? No, assolutamente, anche perché io sin dal primo giorno ho avuto un dialogo bello con i ragazzi, tra l'altro li devo salutare e ringraziare che si sono sempre comportati bene, e insieme a loro abbiamo ritenuto opportuno di chiedere questi rinforzi, perché anche loro si sono accorti di non essere competitivi, si sono accorti di soffrire troppo, che qualcosa mancava in questa squadra. I risultati ti danno la possibilità di lavorare, questi non sono avvenuti, la nuova dirigenza ha ritenuto opportuno esonerarmi. Forse se tornassi dietro l'unica cosa che non rifarei è quella di accettare a scatola chiusa una squadra che non conoscevo, però non conoscendola mi sono dovuto fidare ciecamente del direttore generale Mimmo Cataldo, che tra l'altro lo devo ringraziare, ma credo che neanche lui pensasse così di darmi una squadra non tanto competitiva. Tra Palermo e Perugia, quale sconfitta ha fatto più male? Quella di Palermo, perché 7 gol ci si ricorderà per tanto tempo.